3 marzo 1920 nasce a Londra lo storico Dennis Mack Smith. Laureato a Cambridge con una tesi sul Risorgimento italiano, dopo aver incontrato Benedetto Croce, decide di dedicarsi alla storia del bel paese, confrontandosi con un ambiente culturale molto diverso da quello britannico. Nel 1959 esce il libro che diventerà un bestseller e un long seller, ma anche bersaglio di molte polemiche, La storia d'Italia. Era stato l'editore Vito La Terza a convincerlo a pubblicarla nel nostro paese. Accademici dei più prestigiosi atenei reagiscono subissando di critiche il suo stile divulgativo, tipico degli studiosi inglesi, e anche alcune riletture, come il ritratto di Cavour, definito con argomentazioni da esperto, maldestro e trasformista. Non meno divisivo è il volume I Savoia re d'Italia. Vittorio Emanuele II, il sovrano che diede impulso all'unità, contrariamente allo stereotipo del re galantuomo, viene ritratto come un uomo moralmente discutibile, dilapidatore di denaro pubblico. Documenti alla mano, svelandone le ambiguità, Mack Smith racconta che il re avrebbe anche manifestato a Metternich e al Papa disponibilità di intervenire contro la Repubblica Romana. Ma le polemiche non fanno che aumentare la notorietà e il grande successo commerciale delle sue opere, che continuano ad essere pubblicate in decine di nuove edizioni. Dennis Mack Smith, che continua a far conoscere le nostre travagliate vicende anche dopo la sua morte, avvenuta nel 2017, 97enne, contende a Indro Montanelli il primato di autore più venduto nel settore della storiografia italiana.